Ciao! Io Ciao! sono Irene Graziosi Io sono Giorgia De Muro. e questo qui è Sofà, nonché, da quanto ho capito, il primo appuntamento che sta andando su questo Noi siamo le canale. prime che Le vedete. prime, le prime. Questo set è stato costruito apposta per noi perché vi terremo compagnia per tutti i giorni del salone con tre appuntamenti quotidiani, uno la mattina, uno dopo pranzo e uno la sera. Saranno rispettivamente una rassegna in cui chiacchiereremo un po' di quello che è successo al salone, degli eventi che non possiamo perdere e che invece perderemo perché saremo qui a fare questa cosa. E, poi avremo invece una parte un pochino più culturale in cui, Certo, cioè abbiamo deciso di. ovviamente. No, certamente abbiamo deciso di metterla dopo pranzo. Dopo I pranzo, momenti in cui è quando più siamo sveglie, difficile, quando siamo esatto. sveglie. E poi infine abbiamo un format molto bello che si chiama Guilty Pleasure, in cui tutti i nostri ospiti dovranno dire cos'è che fanno, di cui si vergognano tantissimo. Infatti, nessuno vorrà venirci No, perché si nessuno. Li abbiamo vergogneranno. tutti Esatto, incastrati. In sì. più vi volevo dire che due caratteristiche di Giorgia che forse non conoscete ma avrete modo di conoscere. La prima è che è un grande animale da palcoscenico, Certo, giusto? Irene mi vuole vendere in questo modo a tutti. Sì. È Assolutamente. E il secondo è che se a un certo punto va via l'audio è colpa perché mia. Giorgia ha questo Sì, potere. io ho svariati superpoteri. Uno di questi è che ho delle frequenze altissime, quindi richiamo gli animali, feroci e non, dipende un po' comunque da come va la situazione. Un po' Quindi, uccelli di Hitchcock, certo, diciamo così. sì. Però Però Giorgia, tutto bene? Sì, se no tutto bene, tutto sì. ok. E adesso infatti noi chiamiamo il nostro primo ospite, l'unico grandissimo direttore. Vieni, vieni Nicola. Ciao, ciao Irene, ciao Giorgia. Allora, come cominciamo? Richiamo l'animale e l'animale è arrivato, eccolo qua. Ciao. Come stai? Allora, ma io posso guardare voi, devo guardare in camera, qua non si capisce No, mai niente. guarda il Oh, nostro, quindi guarda noi, poi a volte mi guarda posso quella cam. Sì, rilassare, sì. scusate. Se vuoi Allora, come rompere sto? la quarta Qua è parete, che toglierti le scarpe. quando Noi ando. siamo senza. Ma voi avete cominciato senza, il Sì, problema è quindi sì. siete davanti. Io ho anche le goleador Che sono le nascoste dentro goleador? la Delle caramelle poltrona. gommose. Nel caso. Posso? Grazie. Figurati. Allora. Le tiene lì apposta. Sì, Allora. sono per far sentire gli ospiti a casa Ok, comunque. allora come va? Adesso meglio. Perché vi devo dire la verità, qua erano parecchi giorni che non dormivamo, perché dopo 2 anni di assenza, tu non lo sai se funzionerà ancora, come andrà. Poi il fatto di il Green Pass, la mascherina, la prenotazione online, l'acquisto del biglietto online che è raccomandato, il fatto che sia a ottobre e non a Quello è maggio. strano. Io Gente poi confusa. faccio sempre i sogni premonitori prima del salone, cioè vedo il salone come sarà. Questa volta il sogno premonitore non l'ho fatto, quindi mi sono proprio. Ero molto preoccupato. E invece, cazzo, è una marea di gente stamattina è arrivata e stiamo avendo un giovedì proprio pienissimo di persone. Se volete, sulla paura del prima, vi posso raccontare un aneddoto che è legato ai tassisti torinesi che salutiamo, che ringraziamo e a Grandi, cui un applauso. raccomandiamo. Anche noi che tra l'altro abbiamo conosciuto solo tassisti simpatici, è un Uno po' di quello di ieri un po' depresso malinconico, comunque, un sì, po' un po'. Allora, ragazzi, è proprio di questo che io volevo parlare. Cioè, Allora è un pattern che esiste. è un pattern che esiste, cioè una. Allora, si diceva, no? Il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà. Poi certe volte pure un po' di ottimismo perché l'aneddoto è questo, dei tassisti torinesi. Io quando ho cominciato a fare il Salone del Libro nel 2012, no, nel 2017 è stato il primo anno, il Salone del Libro non ci doveva essere più, cioè c'erano due saloni, questo era stato dato per morto, quindi una specie di missione suicida. Arrivo a Torino, e perché facevano un salone a Milano, che poi è durato 2 anni, perché era insensato fare due saloni. Vabbè, comunque, appena arrivato, il tassista. Comunque subito dissing, volevo dire, al Salone di Milano, cioè subito così si... No, no, Vabbè, lei è stata dura, è stata complicata, è stata una scelta scellerata dell'editoria che decise di dividersi e di fare una parte a Torino e una parte a Torino, poi per fortuna abbiamo tutto quanto riunito. Comunque, vabbè, arrivato a Torino, uno mi dice, lo sa perché abbiamo affidato a lei il Salone del Libro? Perché? Perché andrà malissimo e quindi un non torinese si potrà prendere la colpa. Benissimo, grazie. Poi il tassista fa, ecco, ci hanno rubato il salone non si fa più.
E io stavo dietro, ho detto, scusi, io veramente sarei il nuovo direttore, le assicuro che il salone si fa. Questo si gira e fa, ma questo lo dice lei! Poi, però, quello stesso tassista stava proprio davanti ai cancelli del Lingotto con la famiglia venerdì quando i cancelli si sono aperti. E ieri è successa una cosa simile. Perché siamo andati al concerto di inaugurazione dell'Orchestra Sinfonica della RAI in taxi con ero con Silvio Viale e Piero Crocenzi, che sono i due detentori del marchio, i due rappresentanti dei privati, insomma, che sono i titolari del marchio del Salone del Libro. E a un certo punto, chi meglio del tassista sa come qual è il polso della situazione. E quindi facciamo, come se la sente? Lei come? Maruccio, fammi il cazzo. No, cioè, e quindi proprio questo mi ha mandato a letto. Certo. Cioè, abbastanza. Quanto ore hai dormito? Io, 4 ore qualche cosa. E quindi però poi quello stesso tassista che magari poi è il primo che invece... Quindi io, cari tassisti, se ci potesse essere la seconda parte, cioè che venite, sostenete, senza la prima... Allora, cioè, risparmieresti un po' di ore di sonno, sì, di paura. Sì, è una call to action direttamente ai tassisti. Esatto. No, che tanto avevano fatto un'iniziativa bellissima quest'anno i tassisti, tipo che portano dei libri nel taxi, fanno tutta una cosa legata al Salone del Libro. Ammazza sto coso. Posso dare una mano? In realtà è una prova, prova da superare. Cioè che io poi... Soltanto il direttore riesce, un po' alla spada di Excalibur. No, sì. Sei riuscito a prenderla, ti meriti di essere direttore. Non ho problema. Però, cemento in bocca. Sì, sì. Spero che questo non sia troppo d'intralcio, perché Nicola, noi volevamo subito chiederti, allora, giustamente non si possono dire subito i segreti e gli scheletri dell'armadio di questo salone, però noi vorremmo chiederti, durante appunto questi anni di costruzione di questo evento, di raccontarci due o tre cose veramente divertenti che sono successe nel corso degli anni. Di questo qui forse ce lo potrai dire l'ultimo giorno, perché tu sarai qui con noi anche l'ultimo giorno per dirci poi com'è andata effettivamente questa annata di salone. E, però intanto se ci vuoi raccontare degli anni scorsi. Beh, guarda, una cosa veramente che successe complicatissima. Questa è tragica e comica al tempo stesso. Non so se si può dire, vabbè, diciamo, ci fu un casino nel 2019 perché... Cioè fu una casa editrice legata proprio... Era fascista questa casa. Chi se lo scorda, certo. Ma è bravo che sei tu che l'hai tirato fuori. Cercava di dirlo, cioè facendo finta di niente. Questa casa editrice. Tutti stavano pensando solo a quello. A un certo punto, come dire, per decisione del Presidente della Regione e della Sindaca, è stata, diciamo, allontanata dal Salone del Libro. Allora, una volta che è successa questa cosa qui, quindi io ho seguito tutta la... Anche se non aspettavo a me questa cosa qua, perché... Io sono il responsabile del programma, non degli stand, ma ovviamente da direttore del salone quella situazione là l'ho seguita, insomma, passo passo. Una volta che però si era decisa questa cosa, si era presa questa decisione, io ho detto, vabbè, ok, abbiamo finito, può finalmente cominciare il salone. No, fa la sindaca, il presidente della regione, perché dobbiamo andare dal questore e dal prefetto, perché dobbiamo farci dire se ci sono problemi di ordine pubblico. Allora, era proprio come un film di Totò, perché c'era, però lo dico in maniera proprio piena di affetto e di rispetto, perché c'era uno dei due, non mi ricordo, il prefetto, il questore, era torinese, proprio sabaudissimo, alto, 1,90 m, proprio un cristone, e l'altro dei due, tipo il prefetto, era invece un signore napoletano, alto la metà di lui, che a un certo punto, che a me era più familiare come parlata. E quando dice, ma scusate, ma questa cosa quando è successa? Quindi adesso, cioè voi, perché era il giorno dopo iniziare il salone, cioè, quindi voi mi state dicendo che io adesso ho 80 uomini che ho mandato a cena, li devo riprendere e li devo... Ma come avete fatto a ficcarmi sto casino? Quindi questo fu... E io mi ricordo che mi ritrovavo in una situazione, dai, come dire, quasi cinematografica. No, un momento toccante, bellissimo, invece... Forse non è comico questo, però è proprio intenso. E quando noi facemmo, una delle ultime uscite pubbliche di Bernardo Bertolucci è stata qui al Salone del Libro. Perché, qua c'è una cosa carina di Bernardo, scusate, aneddoto nell'aneddoto. Vai, vai. Allora, io dovevo convincere Bernardo Bertolucci a venire qui, lui ha fatto in coppia con Luca Guadagnino, quindi un grande maestro e un regista, insomma, importante, ma comunque, insomma, più giovane di lui di qualche generazione. Io avevo sviluppato una bella amicizia con Bernardo negli ultimi anni, quindi lo vado a trovare per invitarlo al Salone del Libro. E mi ricordo che compro, perché era appena uscito un libro di Maurice de Kerangal. Ora non ricordo quale libro fosse, era un libro che aveva appena pubblicato Feltrinelli, e l'avevo comprato per me.
Allora vado da Bernardo, comincio a parlare, eccetera, eccetera, e lui dice: chi ci sarà quest'anno al salone? Perché lui poi lo devi un po' corteggiare, eccetera, eccetera. Io dico tutti quanti i nomi e poi gli dico: ma lei si decrangala. Ha detto: ah, ma lo fa Bernardo, ma quanto vorrei avere l'ultimo libro pubblicato? E l'avevo appena comprato per me, quindi pam, lo prendo, faccio: Bernardo, tieni. E lui ha fatto: ah, grazie. E a quel punto io ho fatto: hai visto, Bernardo, io sono un mago, tu mi dici le cose e io faccio la magia e ti do il libro. E mi guarda e fa: eh no, Nicola, sono io un mago, volevo il libro di Maurice de Carangal, ho fatto così e sei comparso tu e me l'hai dato. Quindi, e quando lui fece questa cosa con Luca Guadagnino, parlarono un pochettino e a un certo punto, è una cosa pazzesca Bernardo, cioè, c'è questa platea di 600-700 persone e lui fa: e adesso facciamo una cosa, proviamo a meditare tutti insieme. Quindi si fa questo silenzio qui e lui fa una specie di om e tutti in silenzio, ed è durato tipo 2-3 minuti, che sono un botto di tempo in una, cioè in una sala, certo, 600 persone, dove non era né un corso di yoga né di meditazione, e poi ho ripreso a parlare. Cazzo, quella cosa lì è stata proprio super, super toccante. E, ma poi so di... ah, che risate. Un'altra volta fu, noi dobbiamo andare a incontrare tutta una serie di autorità, ecco, con cui devi essere rispettoso, tutte queste cose qui, eccetera, eccetera, ministri, sottosegretarie. A un certo punto, tra i tanti ministri, andiamo da un ministro, non posso fare il nome di questo ministro, sennò chissà che cosa può succedere, anche non è più ministro, ecco, diciamo questa cosa qui, e andiamo, tra gli altri, anche c'era una nostra collega, abbastanza insofferente, tutte quante le... Allora, già questo comincia a dire delle cose strane, che si capiva che proprio il salone non sapeva che cosa fosse, e noi comunque dovevamo mantenere un contegno, e già vedo la nostra collega comincia a fare, che tu hai già capito qual è, però non dice. Dopodiché il ministro fa: ma di quale squadra fate il tifo? Per il Torino? Per le... E lei comincia a fare: ministro, ma noi siamo venuti da Torino a Roma. E lei ci fa questa, e io, vabbè, ok, è finito il finanziamento, porca miseria. E quindi, vabbè. Così? No, mi sono detto io, cioè io sudavo, no. Dicevo, no, noi eravamo per il ministro, per quale squadra tifiamo? Ce lo dica lei, così abbiamo risolto. La sua! Sono diventato molto diplomatico di quanto ero prima facendo il salone del libro, e invece la nostra collega, mi ricordo che faceva così, davanti al ministro, cioè, cazzo, adesso ci ficchiamo nei guai via via, che vabbè, non saranno più divertenti le cose, però sono le prime cose che mi sono venute in mente. No, secondo me definiscono abbastanza bene i vari livelli del salone, cioè quanti ce ne sono e quanti sono diversi. Sì, ma poi guarda, l'inizio, quando il salone era stato dato per mezzo morto, ci siamo fatti tutto il giro degli editori fisicamente, proprio in tutte quante le sedi, per convincere a venire al salone, insomma, è stato... Sì, posso dire, quelle situazioni lì sono un po', da un certo punto di vista, quando non hai niente da perdere... Non male. Beh, sì, perché ti puoi permettere tutto alla fine. Tanto si aspettavano tutti che fallissi, quindi a quel punto dici, vabbè. Sì, però ragazzi, io non ci ho avuto mai un anno tranquillo. Allora, perché il primo anno c'era sta cosa qua. Il secondo anno il casino per rimettere insieme tutto quanto. Poi, scusate, il secondo anno c'è stato un altro casino, perché sotto il debito dei 20 anni di gestione precedenti è fallito. Cioè, noi abbiamo fatto il salone del libro vittorioso, eccetera, eccetera, ma poi è fallito il salone del libro. Perché? Perfetto. E quindi poi bisogna le tirate su di una cosa. Ma non avete mai usato la Fenice come poi, metafora? Era così facile da usare, dire quest'anno è la Fenice perché siamo falliti e siamo rinati. Sì, ho capito, ma fuori di rinascere e morire è un po' faticoso, cioè, okay, nel senso, sì. La metempsicosi è stupenda, però poi, a parte che bisogna vedere in che cosa ti reincarni, la cosa bizzarra è che se no si reincarna in se stesso, appunto, come la Fenice. Poi c'è stata Altaforte, poi c'è stato il Covid, cioè non lo so, che io direi basta adesso con tutte con le tutti, calamità, cioè, ogni anno il karma del salone, ma che cosa era nella vita precedente del salone? Allora, in questo caso. Infatti noi volevamo chiederti, a tal proposito, visti tutti questi problemi qui, come direttore, c'è un superpotere che vorresti avere durante il salone? C'è un superpotere, ma guarda, il superpotere del salone è la squadra del salone. Nel senso che se tu c'è una squadra di persone in gamba, affiatate a te, in cui, ecco, allora io credo molto nei gruppi di lavoro. Il Novecento, ecco, lo dico, poi in una città che è stata invece simbolo di un altro modo di lavorare bellissimo, che però riguarda il Novecento. C'è una struttura molto gerarchica, la Fiat, tutte queste cose qua, e... Il XXI secolo non sarà il secolo del... Beh, ovviamente c'è chi si prende più responsabilità, come me nel caso del salone del libro, il presidente, eccetera, eccetera. Però funzionano le reti, funzionano molto di più le reti. Allora, in un gruppo di lavoro, a salone la cosa bella è che tutti quanti ci possiamo mandare a quel paese. Ti assicuro che a me, a quel paese mi ci mandano... Io l'ho fatto già un po'. Anche con me, sì, cattivissimo. Quindi, se... si crea questo clima qui, e se tutti quanti marciano verso la stessa
direzione, è difficile fare le cazzate. Cioè, nel senso che tu lo senti dal clima intorno a te, e cioè, il mio lavoro, tu devi prendere decisioni in continuazione, super velocemente. Se intorno c'è un gruppo affiatato di persone intelligenti, abbastanza libere e abbastanza, insomma, e anche poi appassionate delle cose che fanno, si crea una specie di intelligenza collettiva che ti dice, che ti suggerisce già che cosa devi fare. Quindi questo è il vero superpotere del salone. Quando questa cosa qua non ci sarà più, e non ci saremmo mai rialzati a tutti questi casini che sono successi se non avessimo, se non fossimo stati un gruppo di lavoro. E tanto quello che è successo oggi, veramente. No, io sono proprio abbastanza scioccato, non mi aspettavo così. Ora vediamo fino a lunedì che cosa succede, ma l'inizio è stato proprio. Noi non ci aspettavamo l'albero azzurro con Dodò. Io quando l'ho visto, sì, sì, cosa ho pensato? Finalmente una persona seria in questo salone, è bellissimo. Dodò. Noi abbiamo fatto la foto, tra l'altro, ieri, quando ancora non c'era nessuno, per averla in anteprima. È bellissima, poi albero alchemico, non so, cioè, sì. Ma invece da fan, cioè se tu non fossi qua al salone come direttore, ma fossi qua a girare da fan, chi andresti a sentire? Io, vabbè, uno ce l'avrete fra qualche giorno, che è Giorgio Samorini, dove magari mi intruforo pure io, che è esperto di terapie psichedeliche e cose del genere. Poi mi andrei a sentire Javier Cercas, mi andrei a sentire Carlo Ginzburg, che mi sarei andato a sentire, che è stata la settimana scorsa, Margaret Atwood, per esempio. Beh, questi qua, Domenico Starnone, vabbè, ma riuscirai ad andare a qualcuno o è impossibile? Allora, io quando finalmente a un certo punto non sarò più direttore del Salone del Libro, potrò andare a vedere tutti gli eventi come facevo prima. No, così sono sballottato da una parte all'altra, non riesco a vedermi un evento per intero. Cioè, li vado a presentare, quelli che posso, ovviamente, a fare gli onori di casa, però poi non è possibile. No, anche noi tra l'altro un po' questa cosa la subiremo, perché non potremo andare dove vogliamo. Anche se prima, parlando con Irene, io per esempio voglio andare agli incontri tematici. Cioè ci sono vari filoni quest'anno che mi interessano, da quello del fantastico a quello degli scrittori esordienti. Però non voglio incontrare nessuno scrittore che stimo, perché ho paura che poi non lo stimerò più. Sì, c'è questo pericolo. Però per esempio, ecco, un incontro dove io sarei sicuramente andato, ma andrò ad aprire, a proposito degli scrittori la cui personalità può farti un po' paura, però là già parti dalla sensazione di pericolo, che è una sensazione bellissima quando uno si avvicina a uno scrittore, che quindi so poi che Houellebecq. Michel Houellebecq viene perché ha vinto il premio mondiale internazionale. Già è una notizia il fatto, quando Marco Missiroli, perché Marco Missiroli? Perché il Mondello funziona così: ogni anno c'è un giudice monocratico, che di solito è uno scrittore, insomma, non troppo in là con gli anni, che sceglie un maestro a cui assegna questo premio. E quando Missiroli mi dice, guarda, lo voglio assegnare a Houellebecq, ho detto, guarda Marco, ma non verrà mai Houellebecq, ma proviamo. Abbiamo provato con Elisabetta Sgarbi, che, come dire, quando si mette, cioè, è molto, riesce veramente anche là, la questione della passione a farla passare. Poi Houellebecq era un suo autore quando stava a Bompiane, suo autore adesso alla Nave di Teseo, eccetera, eccetera. E quando lei mi ha chiamato dicendo, senti, Houellebecq ha detto che viene, ha detto, ammazza. E quello è un incontro che mi sarei andato, io proprio da Estensione del Dominio della Lotta a Serotonina, credo i suoi libri di essermi letti quasi tutti, tranne quello forse che ha vinto il Goncourt, La mappa del territorio, che ancora mi manca. Lo amo molto, mi mette a disagio, quindi mi fa del bene. E quindi sì, però in quel caso, ecco, se cerchi il disagio e non cerchi l'agio, tutto sommato vale la pena di frequentare uno scrittore. Perché lui mette a disagio anche dal vivo. Secondo me non sì. È poi dolcissimo, tipo in realtà no. È un pezzo di pane. No, quando no, Irene stai sognando. Cioè, distribuisce no, dei... No, no. No, non chissà, magari invece, sai, non lo so. Magari fa maglia, cioè tipo... No, no, perché lui era comparso, io sono... Cioè, già ero innamorata di lui come scrittore, poi a un certo punto ho visto questo film, di cui adesso non ricordo il nome, con lui e Gérard Depardieu, che erano questi due uomini, cioè, uno avvinazzato, tutti rotti, tutti soli, che guardavano le donne, e pensavo, siete bellissimi, cioè, voi veramente, cioè, vi amo tantissimo. No, io zero fascino, zero, proprio, subisco zero questa fascinazione. No, a me piacciono molto, cioè, proprio li trovo tutti un po' rotti, li vorrei abbracciare, quindi in realtà provo solo affetto nei loro confronti. E invece hai citato il concerto a cui siamo andati ieri, in cui a un certo punto... In cui c'eravamo anche noi. In cui c'eravamo anche noi. Certo, giusto. E a un certo punto si è parlato un po' di fughe. E volevamo chiederti, visto che tu fai un lavoro molto intenso e molto impegnativo, qual è la tua fuga? Cioè, che fai? Per decomprimere. Per decomprimere. Perché a un certo punto, se no, uno... Scappo nei boschi.
No, veramente. Prendo anche durante, non durante il lockdown perché sarebbe stato illegale, ma quando a un certo punto un pochettino si erano aperte le maglie, le città si poteva viaggiare, ma non era più possibile, ma non era ancora possibile forse frequentare i ristoranti, le cose, eccetera, eccetera, con un po' di amici, prendevamo su Airbnb qualche casa, magari, ma che poi io abito a Roma. Quindi la mia vita è stata continuazione Torino-Roma, però diciamo che casa mia e di mia moglie c'era a Roma. Nel Lazio ci sono un sacco di posti fighissimi, andando verso nord, verso l'Umbria, verso la Toscana, cioè Airbnb comunque sia, si affittava, quindi ci andavamo là, ci tamponavamo, mi ricordo, e quindi ci potevamo abbracciare, stare insieme, mangiare, bere, stare 4 giorni, secondo me parecchie persone questa cosa qua l'hanno fatta, ma quando io ho cominciato a farla, 2 anni fa, ho capito che un pochettino mi volevo bene di nuovo, perché comunque appunto il salone è una roba abbastanza... cioè ti prende un casino di energie fisiche e mentali, non staccare mai è proprio sbagliato, è, e quindi scapparsene, però in un posto vicino perché non me ne potevo andare chissà dove, quello è stato proprio con degli amici tra l'altro storici miei, cioè con degli amici che io ho da quando sono a Bari, cioè ci conosciamo da 30 anni ma poi ci vedevamo poco, abbiamo cominciato a prendere questa abitudine e questa cosa qua è stata... No, molto bello, ma in realtà ieri sera è venuto fuori perché... un certo, forse era nel programma del concerto, abbiamo ascoltato delle sinfonie di Dvorak e c'era scritto che lui quando era direttore del conservatorio di New York andava a Central Park a dare da mangiare i colombi, così, e lui andava lì tutti i giorni e c'era scritto una cosa forse presa dall'etichetta Rai, una cosa del genere, che lui andava più volte a Central Park rispetto alle volte che è andato tipo al Metropolitan a sentirsi qualcosa, perché... Cioè diceva di musica tutto il giorno, certo. Basta, cioè ho bisogno di andare ad arrangiare i colombi. Quindi in realtà forse c'è proprio questa dimensione più ambientale, cioè basta sì, muri, basta... Vado. Tu lo fai? Non lo so, c'è da dire che io vengo dalla pianura padana e di base purtroppo me ne vogliano tutti gli amanti della pianura padana che sicuramente esistono, la pianura padana è una campagna un po' brutta, cioè lo possiamo dire. Sì, lo stai dicendo tu, io no, Nicola io non stiamo dicendo nulla. È una campagna un po' brutta, soprattutto dove vengo io. Quindi in realtà non è che vai tipo a camminare tra i campi di mais, cosa fai? Poi puzzano, cioè, no, brutto. Quindi per me è più la montagna. Proprio... A me fa un po' paura la montagna, cioè, mi piace vederle, per esempio adesso vedere le montagne qua a Torino da lontano mi piacciono. Proprio nell'incombenza quella cosa lì... Un po' mi fa paura, però sì, è bello. E poi il problema della montagna per me è che io faccio veramente schifo a camminare in salita, ma al punto vabbè. Che... No, ragazzi, questo è un episodio incredibile. A un certo punto sono andata in Indonesia da sola e in Indonesia una delle cose che puoi fare è salire su sti vulcani. Io non volevo salire sul vulcano, ero da sola, quindi ho proprio detto, non mi porto neanche l'attrezzatura, cioè non... conosco tutte ste ragazze, mi dicono no, dobbiamo assolutamente salire su questo... una cimice. Dobbiamo assolutamente andare sul vulcano... Per cui degli indonesiani mi danno una giacca di Hello Kitty, io avevo le scarpe Skechers con la suola liscia, mi metto a salire su sto vulcano con le scimmie. Ero veramente una pippa, ma tanto che c'era una signora australiana di 70 anni, con tutti dei tipi che l'aiutavano, che mi ha superata. E io, ti giuro, stavo per mettermi a piangere, stavo malissimo. E questo è il motivo per cui io la montagna non amo, perché mi sembra che siano tutti più bravi di Però me. Cioè, posso lo dire, sono. Tipo, tutti i miei amici, almeno 2 miei amici in particolare, che sono andati in Perù, per fare le salite quelle difficili ti danno da masticare tipo le foglie di coca. E questa è una ragione per cui sarebbe interessante andare in Perù, invece che in Indonesia. Ti danno solo dei giubbottini, Hello Kitty, quindi totalmente impreparata, giusto? Sì, sì. Senti un po', ieri sempre a questo famoso concerto a cui eravamo tutti presenti. Tutti noi. Si è parlato giustamente un po' della pandemia e se è più o meno raccontabile in letteratura. Lei è stata data una risposta interessante. Tu pensi che sia raccontabile? Pensi che verrà raccontata? Questa pandemia, boh, chi lo sa. Sì, Serkas diceva che di solito, ecco, la risposta di Serkas la diciamo, era veramente interessante. Sì, sì. Io dicevo, durante l'epidemia, la spagnola ha fatto 50 milioni di morti, questa pandemia non ne ha fatti forse 5 milioni, ed è stata preceduta la spagnola e seguita dalla prima e dalla seconda guerra mondiale. La prima guerra mondiale ha fatto 15 milioni di morti, più o meno 20 milioni, comunque molti meno della spagnola. La seconda guerra mondiale più o meno quanti la spagnola è stata terrificante. Eppure della seconda guerra mondiale è iper raccontata, super raccontata, film, spettacoli teatrali, romanzi, eccetera, eccetera, sia la prima che la seconda. La spagnola compare proprio, ecco,
Io mi sono ricordato, lui citava un libro, io mi sono ricordato un altro, in Gilead di Marilynne Robinson, che sarà appunto al salone del libro, seppure collegata, si parla a un certo punto della spagnola, ma tre pagine. Forse anche Hemingway. Infatti anche parte. A me viene in mente Hemingway solo. Perché lui mi sa che se l'è pure presa tipo due volte. Mannaggia però. Sì, sì, sì. Sì, Hemingway si è presa parecchie cose secondo me, cioè, nel senso che... però il... è però è poco raccontata perché è invisibile, perché invece la guerra è non mi ricordo chi diceva, poi l'interlocutore di interlocutrice di Serkan dice beh, la letteratura occidentale comincia con una guerra, perché l'Iliade, no, è la guerra di Troia eccetera, e chissà, forse l'ultimo romanzo, l'ultima prova letteraria, la, speriamo di no, ancora su una guerra. La guerra accende tutta una serie di passioni, l'epidemia no. È interessante come, cioè, come cambierà forse il modo di raccontare. Non credo che si, io non credo che saranno scritti romanzi su questa epidemia, che non credo che ci sarà una proliferazione, ma credo che però il nostro immaginario è abbastanza scombussolato, che verranno fuori delle cose molto diverse rispetto a come sarebbero venute fuori se non ci fosse stata. In fondo anche la peste di Camus, che uno dice vabbè, ha raccontato un'epidemia, però lì la peste è un'allegoria, del nazismo, di tutte queste cose qui, del gorgo in cui era caduta l'Europa. In realtà due romanzi bellissimi sulla malattia. La malattia, quello già più in generale, sono la montagna, la tubercolosi, per esempio, ha ispirato parecchi romanzi. La montagna incantata, magica, di Thomas Mann, è tutto qua, è tutto ambientato in un sanatorio, no? Dove... Però la tubercolosi, c'è stato un periodo che io mi arrabbiavo molto, ogni volta che in un romanzo arrivava qualcuno che prendeva la tubercolosi, dicevo, ecco. Cioè mi sembrava tipo come quando... Nelle telenovelas fanno morire qualcuno in un incidente d'auto, dico, ecco, madonna la tubercolosi, adesso quest'altro che crepa per la tubercolosi. Abbiamo anche una lebbra nel Visconte di Mezzato. Ah, vedi, ma come ricordavo. Sì. Però appunto, come diceva Giorgia, quella è la carta magica, a meno che non ambienti tutto il romanzo in un sanatorio. Ah, là, quindi vabbè, lì quindi qualcuno sopravvive. Quindi perché la montagna incantata è tutto quanto così. E poi c'è un romanzo meno conosciuto della montagna incantata, che è un po' una sua versione siciliana, che è, come si chiama? Diceria dell'untore, cioè il titolo è bellissimo, Diceria dell'untore, di Gesualdo Bufalino, che è tutto ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con lui che lui sopravvive. Ed è stupendo, perché è Amore e Morte, perché è una storia d'amore e di sesso in un sanatorio dove tutti quanti muoiono. E gli amanti, capito, che vanno a letto tra di loro, vanno a letto poi da soli a seconda della situazione in cui si trovano, non sanno se quella sarà l'ultima volta che faranno l'amore, perché la morte potrebbe cogliergli da un momento all'altro. Devo dire, cioè, molto verticale come narrazione quella di Bufalino. Quindi. Va bene, Nicola, grazie mille. No, io devo far lanciare, prima ti salutiamo con una bella stretta di mano, molto professionale, certo. grazie a voi. Ma adesso, per favore, fate lanciare la sigla Giorgia. Certo, vi salutiamo tutti, ci vediamo stasera con il prossimo appuntamento, di cui non spoileriamo nulla. Posso andare? Alle 19.15. Ah, giusto. Alle 19.30. Alle 19.15 stasera. Alle 19.15 stasera, con Guilty Pleasure. Sigla.